Ragazzi e ragazze, bentornati, ci troviamo di nuovo qui su Pro Cycling Manager 2022 con Felice Scalapassi, il nostro scalapassino. Siamo alla terza stagione, signori, diciamo che ho delle news da darvi, delle news riguardanti il calendario che finalmente, dopo due anni nella gavetteria del ciclismo, faremo il nostro ingresso ufficiale negli stage internazionali, quelli importanti. Ma prima di tutto vi ricordo di lasciare un bel like al video, l'iscrizione se non l'avete ancora fatto è sempre molto importante, e la campanellina per essere avvisati di ogni singolo nuovo video. C'è anche l'abbonamento, eventualmente potete abbonarvi al canale a 0,99 centesimi al mese, quindi meno di un caffè al mese, per dare un supporto economico un pochino più concreto. Ci sono anche super grazie, sono donazioni libere, io ogni tanto ve lo ricordo. È ovviamente tutto non necessario, assolutamente, ma sempre gradito. Detto questo, 20 febbraio 2024, il giorno prima del mio compleanno, perfetto, e forse che quello di Felice, ma in realtà lui compie gli anni il primo di gennaio, perché ogni volta che si cambia stagione cambia subito l'età. Andiamo a vedere il calendario, signori, perché il calendario c'è da fregarsi le manine. Allora, prima di tutto, Jaico Herald Sun Tour, siamo in Nuova Zelanda, abbiamo corso addirittura a Phillip Island, proprio nel Gran Premio di Phillip Island. La grafica è scandalosa, lasciamo, i cordoli sono tipo, non lo so, 100 volte più grandi della realtà, ma va bene, la prospettiva è andata un po' a farsi benedire. Però cosa è successo? Che abbiamo vinto, se non ricordo male, questa tappa o questa, non ricordo esattamente quale, andiamo a vedere in dati ciclista risultati. Abbiamo vinto la Wontagi Churchill, che era un'arrivo un po' in discesa. Abbiamo attaccato per tempo e siamo arrivati primi, arrivando secondi a quella di prima. Di poco non l'abbiamo vinta. Abbiamo vinto classifica punti e la classifica generale, quindi ci siamo portati a casa ben due vittorie. Saliamo a 26, iniziamo la stagione col botto. E calendario, signori, come detto, è sommo. A febbraio avremo l'UE Tour, quindi andiamo negli Emirati Arabi Uniti a vedere cosa possiamo fare. Ci sono questa tappa e questa tappa che mi interessano molto. Le strade bianche che abbiamo già affrontato l'anno scorso, vediamo se con un paio di livelli in più rispetto all'ultima volta riusciamo a fare qualcosa di più decente. E poi la Tirreno Adriatico. Tirreno Adriatico che, ragazzi, al netto di questa salita e di altri arrivi magari che possiamo provare come questa, avremo contro anche qua il Gotha Mondiale, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Non sono convinto troppo delle mie possibilità. Poi abbiamo, signori, la Milano Sanremo, e qui se arriviamo bene verso il poggio, io l'attacco al poggio lo faccio per forza, e proviamo a vedere cosa riusciamo a fare a Milano Sanremo. Però ragazzi, qua siamo nel monumento, quindi il livello è quello che è, ovviamente. GP Industria, giusto per gradire. E poi, vedete del rosa qua sotto? Ragazzi, abbiamo ricevuto finalmente l'invito al Giro d'Italia e parteciperemo la prima volta in un grande giro. Ed è figo che non sia la Vuelta come è stato per Pipigno, proprio la terza stagione. Qui alla terza stagione andiamo diretti al Giro d'Italia, quindi non vedo l'ora, ma prima faremo il Giro di Sicilia, la Freccia Vallone e la Liegi. Signori, sì, voglio fare la Liegi, perché secondo me anche qua può venire fuori qualcosa di interessante. Il nostro Felice, come vedete, ha fatto un livello, anzi in realtà due, ma un livello di crescita personale, diciamo. Siamo arrivati a 82 di montagna. Io direi che abbiamo raggiunto il nostro cap. In realtà il cap di Pipigno 85, vabbè, di Scalapassi 85, però lo lasciamo 82. Collina 77. Siamo riusciti a fare un livello soltanto di combattività e di resistenza. È un po' poco, però di più non si riusciva a fare. Con altre combinazioni non veniva fuori nulla. Abbiamo fatto, mi sembra, scalatore. Sì, scalatore, perché ci davano punti sia in tutte le ultime quattro caselle, quindi combattività, resistenza, grinta e recupero. Va bene così. Magari i prossimi livelli potremmo focalizzarci sulle crono, perché stare sotto 70 è rischioso. È rischioso.
Più che altro perché questo Giro d'Italia ha una, due e tre crono. Tra l'altro la crono finale è difficile, sarà difficile, ragazzi. Vediamo. Comunque non ci prendiamo in chiacchiere, andando a vedere più avanti abbiamo il Tour de Suisse. Non faremo, perché non siamo stati invitati come Zalf al Tour de France, non l'avrei comunque io fatto assolutamente. Altre corse importanti avremo Lombardia come l'anno scorso, e direi che a posto così. Quindi quest'anno, ragazzi, sarà una stagione ricca di figate. Comunque UAE Tour, io direi, ragazzi, che ci andiamo a vedere direttamente l'arrivo a Jebel Jais, l'arrivo in salita, perché le prime due tappe sono pianeggianti e noi sì, abbiamo un'ottima accelerazione, ma sprint penoso, non possiamo fare nulla. E l'altra è una crono prologo in cui noi facciamo peggio che le crono, quindi punteremo a fare una vittoria di tappa o qui o direttamente all'ultimo tappa di Jebel Hafid. Vediamo cosa riusciamo a fare contro chi siamo. Le altre due tappe sono tappe pianeggianti, quindi non mi interessano sinceramente. Poi nel prossimo episodio rivedremo un'altra volta magari le strade bianche, vediamo, e soprattutto ci vedremo qualcosa della Tirrena Adriatica per poi arrivare a la Milano-Sanremo. Quindi faremo praticamente 1, 2, 3 tappe, tre video in preparazione poi al Giro d'Italia. Il Giro di Sicilia non lo vediamo perché l'abbiamo già visto tante volte. Probabilmente vi farò vedere un riassunto della Freccia Vallone per vedere la 10 basso 10 poi da soli. Comunque, noi prendiamo tempo, facciamo continuo, noi ci vediamo alla quarta tappa di questo UAE Tour. Scusate. A livello di montagna, ragazzi, non posso dire che la Zaf non si sia mossa. Abbiamo Petilli, Milesi, Piganzol, Zamperini. Non siamo soli. Anche come collina, non siamo soli, ragazzi. Quest'anno la Zalf abbiamo scommesso nel rimanerci per un terzo anno di fila. Secondo me quest'anno la Zalf farà buone cose, ci dà dei buoni valori di montagna e di collina come gregari. Quindi non vedo l'ora, la riunione informativa è questa. Allora, a livello di sprinter abbiamo questi. Voglio vedere poi in montagna chi ci dà contro. Ragazzi, mi ricollego con voi a 30 km dall'arrivo. Stiamo per arrivare, diciamo, ad iniziare la salita di cui stavamo parlando prima. Le scorse tappe si sono concluse con arrivi in volata e con una crono prologo che io ho simulato. Abbiamo quindi accumulato un minuto di ritardo, purtroppo, quella crono. E quello sarà il problema che ha Giro d'Italia, che non punteremo a vincerlo, ovviamente, ma punteremo a fare bene. Oddio, non lo so. Mi danno favorito numero uno per questa salita, per questa tappa. C'è da tenere in conto che c'è Evenepoel, Roglic, qualcuno a Caruso, Van Barle, gente che insomma potrebbe darci fastidio. Io ho messo i miei a tirare un po'. Io adesso, ragazzi, dico che voi dovete spendervi e mandare 80, perché vorrei fare un po' di selezione all'ingresso. Quindi vediamo se riusciamo a farla questa selezione. Penso che lo vorranno fare anche le altre squadre. Vediamo cosa vogliono fare. Guzzo e Zamperini sono un po' finiti. Perché Milesi si sta tirando indietro? Non so per quale motivo. Forse perché dobbiamo tirare 85, non lo so. Mi sfugge questo particolare. Nel frattempo facciamo partire, facciamo andare avanti perché è tanto inutile. Mi sono tenuto con me Petilli, che è il migliore in salita, e vediamo se riesce a restare con me fino in fondo. Allora, la salita è molto lunga. Non so quanto sia ripida. Siamo a un 3,8 adesso, quindi abbastanza dolce. Non credo riusciamo a fare troppa selezione, dobbiamo partire noi presto o tardi. Tanto Zamperini è finito, gli direi di andare in recupero in automatico e gli chiederei a Preganziol di andare a prendere l'acqua prima che sia troppo tardi, che quello ha messo un po' meglio degli altri per andare a fare questo mestiere, in maniera tale che ci dà l'acqua negli ultimi chilometri. Allora, Guzzo sta per finire la spinta emotiva, quindi dico lascia perdere. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, io potrei mettermi dietro con Petilli e provare a tirare. Mancano 10 km, potrei fare una... vedete, stanno
alzando il ritmo ovviamente. Stanno ovviamente alzando il ritmo, era evidente che avrebbero fatto questo. C'è squadra di Caruso che sta tirando, mancano 10 km, sì. Allora, Petilli sta per andarsene, Preganzol non ci porterà mai l'acqua, purtroppo. Va bene così. Petilli, non lo so. Forse ce la fa con uno scatto finale, Preganzol ci tira la borraccia, no. No, mi sa che non ce la fa. Ah, dai, Preganzol, ce la puoi fare? Picchia che sca, mamma mia. Piganziol ci lancia la borraccia e poi possiamo andare a questo punto. Lo so, è scatto 90, ragazzi. Farà male anche al nostro scalapassi, però proviamo a forzare. Vediamo chi ci segue. Vediamo chi ci segue. Le Caruso sta finendo anche lui la benzina. Devo trovare dove è finito. Non lo vedo. Anche se era da tenere d'occhio, ma vabbè. Siamo passati forse un po' presto, non lo so. Caruso l'abbiamo eliminato dal computo. Eccolo qua, Primoz. Stavo cercando te. Ah, Primoz sta come noi. Quindi direi di lasciar perdere. Oh, attenzione che i fratelli Yates sono partiti. E chi sono io per non seguirli? Seguiamo l'attacco, così da spendere relativamente meno energie. Attenzione, però qua è la situazione molto al limite. Vlasov è messo meglio. Anche Yates. Il fratello Adam no, mi sa. Simon no. Adam è messo meglio. E noi siamo al limitissimo. Siamo al limitissimo, ragazzi. No, noi siamo. Abbiamo mollato, caspita. Rompiamo così di botto. Rompiamo così di botto. Ah, peccato, ci davano per favoriti. Io non mi sarei mai dato per favorito. Detto molto banalmente. Vince Simon su Adam. Terzi arriviamo noi. Comunque, quindi non è stata una brutta tappa. Però, boh, darmi per favorito contro questa gente solo perché ho 82 in montagna. Purtroppo, resistenza è bassa. Abbiamo beccato un più 2. Mi sembra quindi. Ci ha alzato resistenza a 75. Ma questi ragazzi qua magari arrivano a 78, 80 di montagna, ma hanno altissima resistenza. Quindi sullo sforzo prolungato ci battono, banalmente. E ho fatto bene a seguire l'attacco loro perché sono rimasto indietro. Terza posizione, insomma, schifissimo, non fa. Esulta poco prima dell'arrivo in faccia al fratello, cattivo. Disrespect totale di Simon su Adam. Arriviamo con 50 secondi di ritardo, vediamo com'è la classifica globale. Un minuto. Non ci muoviamo sinceramente di molto. Però siamo primi nella classifica giovani, che non è malissimo, eh. E infatti, prima medaglia distintiva indossata in una SEA World Tour, primo, terzo, quinto e decimo posto. Facciamo 160 punti e facciamo un livello, ragazzi. Altri 5 punti. Perché ci ha chiesto di arrivare ai quindicesimi, noi siamo quarti a livello generale. Il prossimo livello lo facciamo e siamo già quasi a metà. Faremo un altro livello di statistiche. Io qua ho messo l'ultima volta su allenamento. Potrei essere tentato di migliorare la tecnica per andare in discesa, una posizione aerodinamica. Anzi, no, facciamo picco di forma perché andiamo al Giro d'Italia e sarebbe meglio avere un picco di forma molto lungo. Noi ragazzi, stacco e ci vediamo all'ultima tappa di questo UAE Tour. Ok ragazzi, riprendo il collegamento a meno 22 km dall'arrivo. C'è una piccola fuga che sta per essere ricompattata. In questa fuga, se non ricordo male, c'è anche Lutsenko, esatto, che si è un po' secondo me anche Martin, che secondo me si sono autoeliminati in questo modo perché stanno spendendo tantissime energie per andare. Ci hanno impiegato un bel po' ad andare in fuga. Il gruppo rintuzzava ogni attacco, quindi ok. Allora, le ultime due tappe sono andate tranquille, ovviamente, con arrivi in volata. Noi abbiamo mantenuto la nostra maglia di miglior giovane. Siamo quarti a un minuto dai fratelli Yates. E non siamo i favoriti di giornata. Quindi, ora, mancano da adesso 10 km dall'arrivo, giusto 12. Dal traguardo volante, che è qui, al Green Mubazarat, scusatemi. A Yebel, a Fit, a Fet sono 11 km. Quindi noi con Petilli, io direi che andiamo a impostare
un ritmo molto forte, tanto forte che andiamo sui 90, ragazzi. Perché dobbiamo spezzare il gruppo e dobbiamo iniziare ad andare a riprendere quelli davanti. Hanno meno di un minuto di vantaggio, ma è importante. E proviamo a prendere in controtempo qualcuno, vediamo. Anche se li vedo belli pronti tutti quanti. Vediamo se Zamperini si vuole unire al gruppo perché mi vuole dare copertura. Zamperini si unisce talmente tanto al gruppo che gli andiamo noi sotto e lo sfruttiamo anche lui. Lo sfruttiamo con un bel 92. Vediamo di andare su di cattiva, perché vorrei fare poi un attacco con Felice. Un attacco un po' prima dell'arrivo. Stando attento a cosa mi succede alle spalle. Kwiatkowski, eccolo qua, Yates, fratello, no, il non leader, quindi è Adam, se non ricordo male, esatto. Il leader è Simon, che non lo vedo ora, vedo qua Roglic, non lo vedo, non lo... eccolo qua, poi nascosto Simon Yates, che è il leader. Noi andiamo con Zamperini, a breve avrà terminato il suo tiraggio, e con lui... vediamo, ha esaurito ora, quindi lo mandiamo in autonomia. Facciamo partire Petilli, stessa cosa, 92 anche per lui. E iniziamo a far prendere il gelino a Scalapassi. Quando chicca il gellino scappiamo. Proviamo quantomeno, perché sembra che abbiamo preso un po' in controtempo gli altri, ragazzi. Non tantissimo, però siamo quel cicinin più avanti che potrebbe bastare. Petilli è morto. Riesce a darci ancora qualcosa? Vediamo. Abbiamo quei 16 secondi. Appena entra il gel, scappiamo, ragazzi. Perché Petilli è andato. È da un po' che è andato. Eccolo qua, ok. Ciao Petilli, buona fortuna. Noi con Felice proviamo lo scatto a 5,7 km. Dobbiamo stare molto attenti per quando partiamo. Allora, impostiamoci poi con lo sforzo 90 e lo scatto, via. Proviamo. Proviamo, abbiamo investito il tipo che era in mezzo alla pista, in mezzo alla strada come un pazzo scatenato. Ok, basta. Basta, 20 secondi. Ovviamente non ci bastano per vincere assolutamente la maglia. Occhio perché stiamo andando un po' in deficit, ma bastano per provare a vedere di vincere, forse, non lo so. Avevo 20 secondi da un gruppetto di 4 che sono i fratelli Yates e gli altri. Vediamo un po'. Vediamo Felice se riesce a fare sta roba. Vincere una tappa in una gara del genere con Roglic, Poel e chi più ne ha più ne metta senza il famoso BDP, Van der Poel. Cioè, no, c'è anche lui, senza Pogacar, è importante. 20 secondi, ragazzi. No, non accenna a diminuire il vantaggio. Attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo chilometri. Ragazzi, 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 ragazzi. Non mi fa più scattare. No. Oh no. Andiamo su 90. Eccolo lo scatto. No, è già finito. Andiamo. No, ragazzi. No, ragazzi. No, ragazzi. No, 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 non ci credo. Non ci credo. Mi portano via la vittoria. Mamma mia, ragazzi. Questo sapete cos'è? Resistenza 72. Resistenza 72. Vediamo se riusciamo a beccarli. 74. Yeah, 70, tanta roba. Forse combattività è andato un po' più su, è andato qua, ma ragazzi, quello è. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Non mi lamento di niente. Era ricomparso il cosino dello scatto, ma non l'avevamo fatto. Praticamente non l'avevamo finito sia la barra gialla che quella rossa. Ah, ci stavamo riuscendo. Mannaggia, mannaggia, che nervoso. Quella sarebbe stata una vittoria importante, perché siamo arrivati davanti a Roglic, e non è la prima volta. Van der Poel, Van Poel, a Cattaneo, insomma, non saranno in forma, però porca miseria, che peccato. Ah, stavo già agguantando la vittoria, guardateli. Con un ultimo scattino, vedete qua ho schiacciato lo scatto, ma ormai Felice era stravolto. Felice era stravolto, però... complimenti a lui che ha fatto una grande corsa. Ci ha provato fino in fondo, quindi bravissimo, bravissimo Felice. Siamo anche arrivati terzi nella classifica scalatori, però abbiamo stravinto la classifica giovani. Un
Quindi comunque la tappa, c'era una maglia, ce la portiamo a casa. E la prima maglia distintiva sono 50 punti, quindi abbiamo già fatto più di metà di livello. Ustia, 77 punti. Wow, ragazzi, altro che più metà di livello, manca solamente un allenamento praticamente, sono 65 punti e ci siamo. Tra l'altro arriva qui, oh ragazzi, ci salutiamo il 1º di marzo, così vediamo insieme l'evoluzione di Felice e poi l'episodio era quasi perfetto. Cioè, se avessimo vinto avremmo già fatto il livello, molto probabilmente ci avrebbe dato dei punti per la prima vittoria in una corsa di categoria World Tour. Però capite, è strano che il terzo anno non abbiamo ricevuto neanche lo straccio dell'interesse da nessuna squadra di World Tour. Veramente strano. Signori. Ah, ecco perché mi dimenticavo. Il Tour de France non siamo eleggibili fino a livello 17. Dimenticavo che fa corsa a sé. Va bene, non è un problema. Non l'avrei comunque fatto. Quindi, livello 16, progressione. Ora. Vediamo, corsa a tappe aumenta unicamente il recupero di un punto anche montagna e di un punto cronometro poco, troppo poco. Scalatore, di contro, aumenta sempre un punto montagna, un punto sempre recupero, abbandona il valore in più su cronometro prologo e ci porta su un punto in discesa, uno in combattività e uno in resistenza, che può essere importante. Vediamo cronometro. Ah, speravo mi aumentasse un po' resistenza a cronometro, invece no. Mi aumenterebbe di 2 punti prologo, di 1 punto cronometro e inspiegabilmente 1 punto a pavé, oltre che uno di combattività e uno di pianura. Velocista. Velocista aumenterebbe la grinta di 1 punto, ma no. Anche l'accelerazione qua di 1 punto, lo spin di 2, ma non ha senso. Ok, scattista porta su di Q1, collina, accelerazione, combattività e grinta anche qua. Ragazzi, siamo un po' obbligati. Perché passista aumenta? Vabbè, perché sì, ha senso effettivamente. Potremmo aumentare passista, eh? Sembra una cazzata. Però ci aumenta anche. Ah, però solo il prologo, non il cronometro. Ha senso molto. Io direi che dobbiamo fare ancora obbligatoriamente un livello a scalatore. E poi magari dalla prossima cambiare l'evoluzione potenziale. No, non ha senso neanche quello, ragazzi. Perché combattività, resistenza rimane a un massimo di 71-75. Non aumenta mai, vedete? Non aumento con nessun cambio di valore. No. Assolutamente incredibile. Aumenterebbe solo la combattività in passista? Non ha senso. Perché questa è l'evoluzione del potenziale, ti permette di diventare un pochino più versatile. L'abbiamo già fatto, mi sembra, nella prima stagione. Ma a questo punto ci conviene fare scalatore e basta. Così da aumentare ancora una volta combattività, ma soprattutto resistenza, portarla a 73. Montagna il massimo è 85. Una volta che raggiungiamo 85, poi penso ci possiamo fermare. Quindi scalatore. Modifica il tuo programma. Anche no. Mettiamo punto abilità. Io direi di mettere punto abilità a questo punto in tecnica. Anche se carisma può essere interessante. Ho rete di contatti per provare a cambiare squadra l'anno prossimo. Dai, il prossimo livello lo mettiamo a tecnica. Il prossimo livello lo mettiamo a tecnica. Stiamo un po' completando tutto, quindi ci sta a fare un po'. In questo momento, quindi, questo non è ancora, non si è ancora aggiornato. Dobbiamo andare avanti di un giorno per far aggiornare le statistiche e le andiamo a vedere insieme il nostro nuovo Felice. Nuovo vecchio Felice. Lo vediamo meglio da qua, che è più in grande. Eccolo qua. La montagna è 83. Ragazzi, siamo già oltre tanti grandissimi, eh? Quindi è in dubbio questo. Collina 77 ci viene comodo. Magari il prossimo livello lo facciamo come scattista. Perché se riuscissimo a portare collina anche 80, su cosa come cosa? Su cosa? Che perché poi
grinta è già alta. Gli sforzi intensi è proprio, va in coppia con collina, mentre montagna va in coppia con resistenza. Mi stupisce sia così basso, che non sia già 75. Però, meglio di 70 di quando era qualche episodio fa. Buona l'accelerazione, buona la discesa. Not bad. Il recupero è già, secondo me, al massimo. Non serve più di così. Quindi, siamo di reputazione nazionale ora. Eravamo locale dopo la corsa all'UAE Tour. Probabilmente ci ha portato un po' di renown, un po' di come si chiama, di scoperta. Quindi noi ci salutiamo qui, ragazzi. Come vi ho detto, la prossima farò le strade bianche, le farò da solo, lo farò, perché l'abbiamo visto nella scorsa stagione le strade bianche, e probabilmente vedremo un epilogo quando ci troveremo per vedere la Tirreno Adriatica, che sarà come questa molto scarna. Ci vedremo magari questa tappa, perché ce l'arrivo a Bellante in leggera salita, l'arrivo a Fermo che è idem con patate, soprattutto la salita qui verso Carpegna, e basta probabilmente, per poi salutarci e rivederci alla Milano Sanremo. Signori, di cui nutro delle speranze fin tanto che riusciamo a stare un pelino davanti, vediamo. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare sempre un bel like al video, iscrizione se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sotto per ogni video uscito. Grazie perché state supportando, dopo 6 mesi quasi dall'uscita del gioco, ancora questa serie che era nuova ma vecchia, tra virgolette. Quest'anno, ragazzi, ci sarà da divertirsi, perché non punteremo probabilmente a vincere il Giro d'Italia, ma fare bene, wow, quello sicuro. Alla prossima, ragazzi.